Peggy 18. Allora, innanzitutto io sono particolarmente contento di aver partecipato alla realizzazione di questo importante videogioco. Io sono molto legato a Splinter Cell, ne ho fatto 3 episodi e sono particolarmente rimasto legato a questo personaggio, soprattutto per tutto quello che si è creato intorno nel momento in cui la mia voce non c'era più su Sam Fisher. Non si discute, resto qui. C'è anche da dire una cosa importante a livello proprio di come funziona il doppiaggio di un videogioco rispetto, per esempio, a un film tradizionale. Noi entriamo in una sala di doppiaggio e il film lo vediamo, noi abbiamo le immagini davanti allo schermo, quindi gli attori che recitano, si muovono, fanno delle azioni, delle cose, quindi abbiamo già dei grandi suggerimenti. Per quanto riguarda il videogioco, le immagini non le vediamo, non ci sono, noi lavoriamo su frame, ci arrivano dal doppiaggio americano queste battute e dobbiamo stare dentro i loro tempi. Certamente non è facile, è molto più difficile che fare un film. Ci servirà copertura dall'alto. Dietro però alla macchina da guerra Splinter Cell c'è però l'uomo. A me piacciono questi personaggi così, io mi ci identifico molto perché la lealtà ha sempre fatto parte della mia vita e in Splinter Cell la ritrovo, come ritrovo il coraggio. Io sono sempre stato un uomo coraggioso e mi sono sempre buttato, la vita l'ho sempre presa per le corna, e la stessa cosa fa lui quando entra in azione, ci mette il cuore, l'anima. Naturalmente è una macchina da guerra, quindi spesso deve agire comunque con freddezza, con distacco rispetto alla morte. Io non so se sarei in grado di fare lo stesso. Ricevuto. Allora, io voglio fare un ringraziamento speciale a tutti quanti voi, tutti quelli che mi hanno seguito nei primi, i primi episodi di Splinter Cell, e tutti voi che mi seguirete adesso in questo nuovo episodio. A me ha fatto particolarmente piacere tornare e spero che anche per voi sarà lo stesso. Continuate a seguirci comunque sulla nostra pagina ufficiale di Facebook e io a questo punto potrei forse darvi un appuntamento al Fan Day quel giorno, molto probabilmente ci vediamo là, ok? Ciao. Pochi presidenti hanno concesso la quinta libertà. È il diritto di difendere le nostre leggi, infrangendole, di proteggere i segreti, rubandoli, di salvare vite umane, eliminandone alcune. Di fare qualsiasi cosa per proteggere il nostro paese. Io sono Sam Fisher. Sono una cellula fantasma.